Ecco, si parla di Mr. Tofu. Si parla di Mr. Tofu, l'abbandono di Walter Bosso. Qualche, ancora qualche parola da dire a Mr. Tofu? No, riprendiamo. Non ci hai ripensato. Ho consegnato il completino, quindi è ufficiale. Bravo, l'abbandono. Marco, così sì, mi hanno detto che per una settimana è stato ricontattato da Mr. Tafuro, ma non ha non ha deciso di confermare. No. Invece lei anche che... per le dichiarazioni fatte in un video dove si parlava della mia rinuncia. Sì. Deciso di abbandonare. Invece non è stato così per Casalino, invece. No, no, continuiamo ancora. E nemmeno per... Ah, no, Michelangelo. Michelangelo che per oggi non è venuto, stranamente. Come mai? Anche lei è rotto con la società? No, non ho rotto con la società. Non è ancora rotto. E come mai l'assenza di... Mi associo al mio amico Walter come protesta. Mi dispiace che se ne sia andato. Ma solo per questa giornata? Sì, solo per questa giornata. È un segno di protesta. Rimane solo un segno di protesta verso la squadra, perché comunque Walter era la nostra bandiera, come un Filippo Inzaghi del Milan o un Totti della Roma. Ora in cerca di squadra. E il fatto che sia stato cacciato via come un semplice squattero. Bravo Luciano. Intanto come un semplice squattero su una ciurma di manicoldi, non è giusto che vada via così. È giusto. Non mi sembra corretto. Aveva fatto una dichiarazione d'amore al Bayer. Non so se ha stata sentito questa dichiarazione. Non a caso stasera è venuto a vedere la partita del Bayern Monaco. Il capitano. Il vice capitano. Come vedete, abbiamo già parlato. Vogliamo sapere noi del genere. Allora, abbiamo capito che le dichiarazioni in camera non si fanno. Quindi noi abbiamo già parlato. Lo scopriremo comunque, perché il mercato è aperto dalla prossima, quindi lo scopriremo. Giusto. Quindi a tra poco.